Ciao! Oggi ci troviamo a Villa Scorciosa, a 2 chilometri dal centro della città di Lanciano e a pochi minuti d'auto dalla Costa dei Trabocchi. Oggi ti mostro una splendida villa del 1400. Guarda che salone ampio e luminoso presento. Guarda anche che camino fantastico, molto caratteristico per le case di questo tipo. Dal salone entriamo direttamente nella cucina abitabile. La cucina, come vedi, è molto luminosa, è spaziosa e molto funzionale. Vieni con me che ti mostro il primo piano. Al primo piano troviamo 5 bellissime camere accompagnate da 2 bagni. Vieni che te li faccio vedere. Cominciamo dalla prima, quella padronale. Questa è la seconda camera da letto. Sicuramente noterai tutti questi arredi antichi. Quella che ti mostro adesso è la terza camera da letto matrimoniale. Qua, come vedi, c'è addirittura un spazio dove possiamo attrezzare un piccolo angolo studio. Qui ti mostro questa bellissima cameretta con il suo spazio per lo studio. L'ultima delle 5 camere da letto, anche questa molto luminosa e spaziosa. Qua possiamo notare questo bellissimo armadio in muratura e anche qui non manca questa splendida vista, tutta verde, tutta natura. Adesso ti mostro questo splendido parco di circa 5.000 metri quadri che circonda questa villa. Guarda che bello! Immersi nella natura di questo bellissimo parco. C'è anche un fianile che nel tempo è stato valorizzato ricreando 2 piccoli bellissimi appartamenti uno sopra l'altro. Te li faccio vedere. Adesso ti riepilogo questa meravigliosa dimora.
Al piano terra abbiamo visto un ingresso ampio da dove si accedeva al salone altrettanto luminoso e spazioso con il suo camino e da fianco la cucina abitabile. Salendo al primo piano abbiamo visto 5 meravigliose camere da letto accompagnati da 2 bagni con il loro box doccia. La dimora gode di non un semplice giardino, ma un vero e proprio parco. È il fianile che nel tempo è diventato un vero e proprio dependance con i suoi 2 carini appartamenti di circa 50 metri quadri l'uno. Questa villa si sposa benissimo con le necessità che può avere una famiglia numerosa che ha bisogno dei suoi spazi e la sua riservatezza, ma è altrettanto adatta per realizzare una stupenda struttura ricettiva immersa nel verde e nella tranquillità. Quindi, gabbetti, e sei già a casa!